Mi sentite bene? Benissimo. Allora, innanzitutto buon pomeriggio e grazie di essere qua, grazie alla dottoressa Barbari che ci dà questa opportunità di illustrarvi l'arte campanaria bolognese. Per illustrarvi l'arte campanaria bolognese partiamo dall'inizio, cioè da come viene e da come sono nate, come sono state concepite le campane in quanto strumento. Allora, io adesso mando avanti e, come potete vedere chiaramente da qua, vedete? Sì, vedete bene lo sposto. Allora, diciamo che le prime campane nascono con la nascita appunto dell'età del bronzo, lega che permette all'uomo di creare i primi strumenti sonori, che come vedete avevano una forma che insomma adesso non è chiaramente cambiata venendo avanti. I primi a fondere degli strumenti simili a campane siano state le popolazioni dell'Armenia, nell'Armenia, che hanno, diciamo così, costruito i primi strumenti che emettevano un suono. Ecco, qui vediamo le campane, la forma che avevano, qui parliamo sopra quella campana là del X secolo e più sotto un'altra campana sempre molto antica. La caratteristica delle campane antiche è la forma allungata che hanno. Noi sui nostri campanili abbiamo delle campane che risalgono al 1300-1400 e hanno tutte la forma molto allungata. Venendo avanti c'è stata un'evoluzione proprio anche nella forma delle campane, quindi sono cambiate, come vedremo. Come vedremo adesso andando avanti, qui ci sono delle illustrazioni che fanno vedere un campanello al collo, vedete qui proprio siamo, qui non assolutamente, eravamo proprio neanche partiti. Allora, andando avanti, ecco, venivano usate come oggetti apotropaici, che voleva dire tenevano lontani le maledizioni, malocchi, esatto, non mi viene la parola. Ecco. E con l'editto di Costantino, vedete qua sotto, diventano di fatto che dà di fatto la libertà di praticare il loro culto, viene fuori la necessità di costruire strumenti più potenti per chiamare i fedeli. Ed è appunto qui a questa San Paolina da Nola che la tradizione cristiana attribuisce verso la fine del 300 la paternità delle campane, anche se sarebbe più giusto riconoscere il merito di averne di fatto reso l'uso istituzionale. Da allora la campana entra a far parte del mondo cristiano, da venire definita la voce di Dio, quale poi è effettivamente, perché allora, come dicevo prima, nel tempo forma e dimensioni sono cambiate, perché si voleva cercare sempre sonorità diverse, timbri diversi, e queste caratteristiche vengono legate a materiali come bronzo, lega di rame, stagno, che appunto quest'ultimo risulta essere presente con una percentuale intorno al 20%, e alla forma, che come vi dicevo prima si è evoluta e si è modificata nel tempo. E così passiamo a vedere come nascevano le campane. Ecco, qui partiamo con dei disegni che appunto illustrano le forme di una campana, e la forma tipica, la sagoma si chiamava raffetto, e da qui si ricavavano gli strumenti per costruirla. Qui a sinistra abbiamo un disegno del 1600 e a destra un disegno dei giorni nostri, più recente, che comunque non differisce molto da questo, anche se notiamo che chiaramente rispetto alle campane più antiche la forma è chiaramente cambiata, più rotondeggiante, esatto, più non allungata come dicevamo prima. Ecco, qui vediamo, come dicevo prima, questo è il profilo di una campana, come veniva realizzata. Ecco, qui ho fatto la prima, torno indietro, ecco, scusate. Qui c'è lo schema della campana, e questo è Cesare Brighenti. La fonderia Brighenti è
La fonderia che di fatto, qui a Bologna, si trovava qui a Bologna, la fonderia di Bologna, è quella, la fonderia che ha fuso, credo, più concerti in assoluto, sì, anche perché, esatto, anche perché erano una dinastia di fonditori. Questo è Cesare, che è l'ultimo, ha cessato l'attività nel 1950 e l'ultimo concerto che ha fuso è proprio Vergato, dove eravamo domenica scorsa a suonare. Dopo ha ripreso l'attività un paio d'anni dopo come fonderia Emiliana Metalli Cesare Brighenti, ha fatto ancora qualche cosa, ma chiaramente non erano all'altezza dei capolavori, perché nel 1800 la fonderia Brighenti credo che abbia fuso dei capolavori assoluti, Zola Predosa, San Bartolomeo, avete presente la chiesa di San Bartolomeo, quella sotto le due torri? San Giorgio di Piano, San Martino di Casalecchio, però San Martino di Casalecchio siamo già avanti, siamo già nel dopoguerra, quindi però comunque per essere un concerto del dopoguerra è molto buono. Quindi ecco, questo è il profilo di una campana come veniva disegnata e ecco, veniva costruito un'anima di mattoni, un'armatura di mattoni, grazie sempre al profilo che abbiamo visto prima, una sagoma di legno e dentro un'armatura di mattoni che era poi l'anima, era la cavità interna della campana. Ecco, l'armatura veniva rivestita con della terra refrattaria, ecco, fino a costruire l'anima, cioè la parte interna, la cavità interna della campana che vedete qua, che poi dopo capiremo andando avanti. Ecco, l'anima veniva ricoperta di argilla impoverita con paglia e sterco di cavallo e veniva costruita così una falsa campana, che era poi quello che vediamo qui. La falsa campana veniva ricoperta con della cera e il sego, che ho scoperto essere un grasso bovino, io non lo sapevo, mi aiuta sta qua a scoprire delle cose, il sego non l'avevo mai sentito dire, e venivano applicate delle decorazioni in cera, che sono queste qua che noi vediamo abitualmente, noi sui campanili, queste qui sono le decorazioni che abitualmente ci sono sulle campane, vedete? E sono quelle decorazioni che poi venivano prodotte colando e stampando miscele di cere d'api su dei calchi che venivano preparati da degli scultori e degli artisti. Vedete, questi sono i calchi e queste sono le decorazioni che venivano messe sulla campana. Non ci sono campane che siano decorate allo stesso modo, hanno tutti motivi diversi. E adesso, come vedremo, ecco, bellissima. Questa che vedete qua, è la grossa del santuario di San Luca, della Basilica di San Luca, ed è dicono sia la campana più bella della diocesi, come decorazioni. Io che l'ho vista dal vivo, cioè rende meglio dal vivo, qui adesso questa è una particolarità, questa campana qui, durante la fusione, dicono che sì, un cannello, siccome viene colato la materia dentro a un cannello, si ruppe un cannello di fusione e la campana venne fuori priva di questa parte qui. Vedete, questa parte qui è la capigliera, che è quella poi che quando viene montata viene attaccata al mozzo che permette...